arriva in Italia la terza fotocamera dello standard micro 4 terzi, però è un po' differente dalle due prime uscite. Sì, la nuova GF1 riprende e continua i concetti della serie G di Panasonic. Con questa macchina Panasonic ha voluto rinnovare il mercato delle macchine a lenti intercambiabili, andando a parlare, intendendo comunicare con un pubblico molto ampio a livello mondiale che desidera acquistare una reflex, ma probabilmente fino ad oggi non l'ha ancora fatto, perché proveniendo da un'esperienza precedente di macchine compatte digitali, vorrebbe una macchina a lenti intercambiabili però semplice da usare, possibilmente piccola. La GF1 riprende, come abbiamo detto, il concetto della G1 in una estetica molto nuova, molto lineare, molto classica anche se vogliamo, ma allo stesso tempo molto tecnologica. Quindi lente intercambiabile, in questo caso la presentiamo con una lente da 20 mm pancake, quindi molto piccola e compatta, e con due possibilità di inquadratura di ripresa, mirino posteriore LCD piuttosto che un mirino opzionale Live View da montare sopra la macchina. Questo mirino opzionale funziona con qualsiasi lente noi andremo a montare davanti e a qualsiasi focale, quindi un mirino a tutti gli effetti. Disponibile dal prossimo mese, appunto per pensare, gratificare questo nuovo tipo di consumatore. E a livello di costi come si posiziona? A livello di costi noi intendiamo proporre questa macchina in due opzioni al momento. Avremo la macchina, quindi il corpo macchina con il 20 mm pancake a 899 euro, oppure in versione sempre corpo macchina con zoom 14-45 a 799 euro, mirino Live View opzionale 199 euro.